Tutti pazzi per Angelino Alfano. Il Consiglio nazionale del PDL si è concluso, come ci si aspettava, con l'acclamazione a segretario dell'attuale ministro della giustizia. Il risultato non ha stupito per un verso perché era scontato, ma ha colpito per un altro perché è stato un risultato, perché l'acclamazione è stata avvertita, sentita, partecipata. Da che cosa dipende? Dipende in parte sicuramente dal fatto che Alfano gode della fiducia di Berlusconi, è stato incaricato da Berlusconi, è stato cooptato da Berlusconi in questo ruolo di guida, e nel fare questo Berlusconi ha dovuto superare anche alcune resistenze di qualche capocorrente. Ma dipende anche e soprattutto dal fatto che nel periodo in cui Alfano è stato ministro della giustizia, ha conquistato con la propria capacità di mediazione, con il proprio atteggiamento non polemico, prudente, attento, ma nello stesso tempo fattivo, ha conquistato il prestigio, ha conquistato prestigio e ha conquistato consensi, sia all'interno del PDL e del centrodestra che il rispetto anche degli avversari. Ora, su Alfano grava un compito che è estremamente pesante, che è quello di dare ad un partito che è nato appena 2 anni fa e che ancora non ha una forma compiuta, una forma definitiva ed un ruolo più preciso, un ruolo politico più preciso. Il suo compito non è facile perché per un verso il partito è sempre e continua a essere leaderistico, cioè caratterizzato dal ruolo del leader Silvio Berlusconi, e dall'altro è complicato dal fatto che il metodo della cooptazione che Berlusconi ha applicato ad Alfano stesso e a tutta quanta la classe dirigente del PDL è un metodo che invece adesso va confrontato col metodo democratico della partecipazione dal basso. Ma a questo compito si aggiunge poi la politica all'esterno, cioè Alfano deve allargare il consenso del PDL, deve recuperare il consenso di quelle fasce di moderati che sembra essersi allontanato nelle ultime amministrative. E lo deve fare operando politicamente, cosa che il PDL negli ultimi tempi non ha fatto. Il consiglio che si può dare a Alfano è uno solo, quello di essere prudente dentro e audace fuori. Nel suo intervento aver parlato della necessità di una convenzione per riaggregare tutte quante le componenti del mondo che si rifanno al Partito Popolare Europeo è la strada giusta con cui è possibile recuperare tutti quanti i moderati nel nostro Paese, conservando il sistema bipolare e dando al PDL il ruolo che sembra aver perso negli ultimi tempi. Quindi auguri ad Alfano, tutti pazzi per lui, naturalmente con la speranza che faccia bene.